Massimo Marinelli, Risveglio, Manuale di consapevolezza e conoscenza, Res Studi e Ricerche Edizioni. Introduzione. I tempi che stiamo attraversando sono veramente difficili. Un modo di concepire il mondo sta lentamente scomparendo ed un altro sta lentamente nascendo. La maggioranza delle persone avverte uno stato di paura e di pericolo perché non ha punti di riferimento e spesso cade nel panico e nella malattia. Non percepisce il mondo che sta per nascere perché vede un sistema che si sta disgregando sia nelle passate certezze religiose, familiari, economiche, ma anche nelle certezze sociali, politiche, scientifiche. Non comprende che i vecchi paradigmi si stanno dissolvendo come neve al sole per lasciare spazio ad una visione della realtà più ampia, libera, dove ciascuno diverrà responsabile di se stesso, unito alla collettività che, a processo di cambiamento avvenuto, marcerà all'unisono verso un mondo migliore. Il sistema mondiale ostacola questo processo con tutte le proprie forze perché non vuole perdere i privilegi acquisiti, basati sulla forza del potere, arroganza, divisione, corruzione e collusione dei poteri, mascherandosi dietro realtà istituzionali ormai obsolete che non vogliono cedere il passo alla solidarietà, alla collaborazione e alla condivisione, frammentandosi in infinite lotte per la gestione dello status quo, spesso imposto con atteggiamenti sempre più autoritari, privi di compassione e di buon senso. La Torre di Babele sta franando e questo è sotto gli occhi di tutti. Quello che bisogna fare è non rimanere sotto le macerie, ma prepararsi ad una nuova rivoluzione, quella dei cuori che comunicano tra di loro senza secondi fini, semplicemente perché appartenenti alla stessa specie, quella umana. Il mondo che verrà nascerà all'insegna della libertà e dell'amore, di una verità quantica che lascia ad ognuno le proprie responsabilità di creazione di un mondo nuovo, svincolato dal senso di colpa e dal pregiudizio, dove l'armonia sarà il paradigma di una realtà che tutti potranno condividere, senza più il bisogno di giudicare e dividere, in quanto la coscienza dell'umanità saprà di essere una, unita tra cielo e terra in un unico messaggio, quello della fratellanza. I popoli collaboreranno tra loro perché non esisteranno più guerre e la conoscenza sostituirà la speranza non come atto di fede, ma come verità radicata nel qui ed ora, nel potere di adesso, dove tutto accade nella coscienza degli uomini. Quando accadrà? Quando gli uomini si libereranno di tutte le incrostazioni maturate nel corso di migliaia di anni e prenderanno coscienza che il cambiamento è inevitabile, ma non secondo i parametri a cui sono stati condizionati, bensì secondo la nuova logica della luce che abbonda in questi tempi per rimuovere la polvere dell'ignoranza accumulata nel pregiudizio egoistico del proprio narcisismo. Per questo nasce l'esigenza di divulgare questo piccolo libro che apparirà a tutti coloro sulla frequenza del cambiamento come conferma del proprio sentire, mentre per chi fosse ignaro di ogni nuovo processo evolutivo potrà servire come stimolo
per approfondire un nuovo piano di esistenza al quale potranno accedere solamente coloro che accetteranno un processo di mutamento interiore con il coraggio della trasformazione. Iniziamo dunque questo percorso di informazioni che, se accettato, può fornire utili strumenti per rivisitare il proprio cammino della vita. Il testo risulta denso di concetti che sono essi stessi punti di riflessione. Proprio per questo può essere considerato un manuale di conoscenza che porta alla reinterpretazione di tutto ciò che abbiamo sempre creduto vero, offrendo spunti che possono essere digeriti lentamente. Tuttavia, ogni concetto è una verità, esotericamente conosciuta, assemblata come suggerimento di meditazione intuitiva. Il testo non va letto di getto, ma ponderato. Solo così, per i più volenterosi, risulterà comprensibile il percorso logico che tende al risveglio. Per chi provasse un senso di affaticamento, sarà bene porre il testo nella propria libreria e riprenderlo quando si avrà una più adeguata disposizione d'animo.